Bene, siamo giunti ad un altro numero del programma Cristiani Oggi. Siamo veramente onorati, privilegiati di poter comunicare quello che è nel nostro cuore. Non desideriamo certo propagandare una nuova religione, ma parlare di Cristo, parlare di quello che Cristo ha fatto nella nostra vita. A volte ci sono purtroppo delle idee sbagliate e alcuni si tengono a distanza, ma nel programma di oggi il predicatore tratterà un soggetto molto bello: accolti da Gesù. Siamo accolti. Gesù non respinge nessuno, Dio non caccia via nessuno. Forse tra gli uomini succede questo, ma presso Dio c'è piena accoglienza. Voglio leggervi un versetto nel Salmo 65, il versetto 4. Il salmista dice: beato chi sceglierai e accoglierai, perché egli abiti nei tuoi cortili. Probabilmente potrebbe sembrare che qui ci sia una forma di discriminazione, perché dice: beato chi sceglierai e accoglierai. Ma poi leggendo il testo biblico nella sua interezza, noi notiamo che Dio non fa discriminazioni. In realtà Dio sceglie quelli che desiderano essere scelti. È Gesù stesso che dice: venite a me voi tutti. Ecco, notate, venite a me voi tutti che siete travagliati, aggravati, o stanchi, oppressi, e io vi darò riposo. Quindi Dio sceglie quelli che desiderano essere scelti e li accoglie. Noi ci possiamo sentire accolti dal Signore se scegliamo di andare a Lui. Vogliamo ascoltare ora una testimonianza da parte di Antonietta Randazzo nella chiesa di Parma e poi un bell'inno, un classico. Alessandra Montante canterà Io vo narrar, che nella lingua inglese è Amazing Grace, cioè una grazia meravigliosa, quella grazia che abbiamo ricevuto da Dio. Io ero una bambina dall'apparenza normale, non mi mancava niente, sia materialmente che affettivamente, avevo una famiglia normale, ho due sorelle, e andavo bene a scuola, e l'apparenza sembrava serena. Invece quando arrivavo a casa, quando mi trovavo da sola, non so perché mi succedeva di sentirmi giù di morale, depressa. E anche se non capivo perché, perché dicevo: ma non mi manca niente, perché mi sento così? E allora mi dicevano: vabbè, l'età poi ti passa. Invece quando arriva l'età dell'adolescenza questo stato peggiorò. Anzi, peggiorò molto gravemente, perché addirittura pensavo spesso di togliermi la vita. E questa cosa la capivano solo i miei genitori e cercavano di aiutarmi come possono fare umanamente. Allora dicevo spesso: che ci sto a fare qui? Quindi la mia vita non vale niente. Quindi per togliermi questo peso è meglio togliere la vita. E passavo dei periodi che mi volevo togliere la vita, invece si alternavano dei periodi di grande gioia, dove mi piaceva vivere, e nello stesso tempo però avevo paura di morire, quindi era una situazione strana, finché un giorno andai pure da uno psicologo che mi disse: non ti preoccupare, è l'età, tu devi dare un po' più valore a te stessa, non devi dare troppo valore alle cose, agli uomini. Però mai nessuno mi aveva parlato del Signore. Io ero credente, credevo in Dio, però lo cercavo solo a convenienza, nei momenti di bisogno. Io abitavo in Sicilia, circa 2 anni fa mi trasferì qui e conobbi una persona, proprio nel giorno in cui avevo deciso di ritornare in Sicilia, conobbi una persona che... non so perché mi innamorai di questa persona, perché non rispecchiava le caratteristiche del mio uomo ideale. Questa persona mi disse di non essere credente. E questa cosa mi faceva soffrire, perché come si può non credere in Dio, con tutto quello che Dio fa?
Allora, questa persona dopo un anno, un giorno, ho visto il suo cambiamento, iniziò a cambiare. Io dissi, ma che sta succedendo? Ed ero gelosa di questa cosa perché le sue attenzioni non erano rivolte più totalmente a me. E questa cosa all'inizio mi dava fastidio, non capivo invece che era una cosa positiva. Allora dissi, ma che sta succedendo? Mi disse semplicemente, per ora il mio cuore sta avvenendo una trasformazione nel mio cuore. Io sto leggendo, ho trovato una Bibbia al luogo di lavoro e sono curioso di leggerla. E mi aveva invitato a leggerla. Ed io, nonostante fossi, io avessi sempre creduto in Dio, mi rifiutavo di leggere la parola. La cosa strana è che lui che era un ateo voleva leggere, io che ero una credente non mi andava di leggere la parola perché ero abituata sempre a sentirla in modo passivo, a non avere voglia di leggerla io. Allora un giorno mi dissi, ma perché mi devo rifiutare di leggere la parola? Se il Signore ci manda un messaggio e ci dice qual è la sua volontà, perché mi devo rifiutare di leggere? Se mi arriva una lettera da una persona cara, la leggo immediatamente. La parola di Dio, che è una cosa importantissima, perché no, mi devo rifiutare di leggerla? Allora dissi, un giorno aprì la Bibbia e iniziò a leggerla. E capì che in precedenza avevo perso solo tempo. Ringrazio il Signore perché sia io che questa persona abbiamo accettato il Signore e adesso siamo marito e moglie. Ci siamo sposati da meno di un mese. Ringrazio il Signore perché ha salvato la nostra vita. Che io prima ero schiava del peccato e mi vergognavo pure a dire a un altro uomo i miei peccati. Invece adesso ho timore solo di Dio e so che il Signore mi ha lavata e mi ha purificata da tutti i miei peccati. E inoltre la mia vita ora ha valore perché non ho più la voglia di uccidermi, perché il Signore mi ha messo nel cuore la voglia di vivere. E soprattutto nel mio cuore c'è quel versetto che dice: guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono il granaio, eppure il Padre Celeste li nutre. Voi non valete molto più di loro. Tutti i capelli del vostro capo sono contati. E altri versetti dove il Signore dice che noi siamo Suoi membra e siamo importanti per Lui, se lo accettiamo con tutto il nostro cuore, perché siamo Suoi figlioli. E voglio mandare un messaggio a tutte le persone che sono giù di morale, perché fino a ieri ho letto sul giornale una persona che si è tolta la vita per i debiti. Affidatevi al Signore, perché questa vita è solo passeggera, momentanea. Solo il Signore ci può dare la salvezza e la vita eterna, e perdono dei peccati, e darvi una nuova vita, una nuova gioia. Ora sono felice, ho il Signore nel mio cuore e so che non mi mancherà niente. Addio sia la lode.
Grazie Alessandra per questo bell'inno. Vogliamo ora darvi i nostri indirizzi. Intanto ringraziamo quelli che ci hanno già scritto. Vedete che c'è anche un numero telefonico in sovrimpressione, potete telefonare. Comunque il nostro indirizzo è Cristiani Oggi, casella postale 15 00011 Tivoli Terme, Roma. Per la posta elettronica Cristiani Oggi TV @ assembleadidio.org. Se non avete fatto in tempo a prendere nota dei nostri indirizzi, sappiate che andranno in onda anche sulla sigla di chiusura. Ci fa piacere avere vostre notizie e, se è possibile, essere di aiuto nella preghiera. Sappiamo che Dio vuole rispondere a tutte le nostre necessità e anche in questo momento, attraverso l'annuncio della sua parola, Egli ci darà delle risposte. Il pastore Paolo Faia tratterà proprio il tema Accolti da Gesù. Ascoltiamo. Vangelo di Luca, al capitolo 9, versetti 10 e 11. Gli apostoli ritornarono e raccontarono a Gesù tutte le cose che avevano fatte, ed egli li prese con sé e si ritirò in disparte verso una città chiamata Betsaida. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono, ed egli li accolse e parlava loro del regno di Dio e guariva quelli che avevano bisogno di guarigione. Abbiamo letto, egli li accolse. Sono bellissime queste parole, ma soprattutto è bellissimo quello che fa Cristo Gesù. Egli accoglie, non accoglie coloro che lo meritano, non accoglie i migliori, accoglie tutti coloro che vanno a Lui. Qui non si parla di persone particolarmente meritevoli, persone capaci, persone che avevano chissà quale abilità particolare, ma persone che andarono a Gesù e per questo egli le accolse. Quante volte siamo stati delusi da qualcuno? Quante volte siamo stati respinti da qualcuno? O abbiamo trovato l'indifferenza degli altri? E questo sicuramente ha generato in noi amarezza, delusione, dispiacere. Ma gloria a Dio perché Gesù non delude mai. Egli accoglie sempre, accoglie coloro che vanno a Lui. E questo passo mette appunto in evidenza questa grande verità, così importante per ciascuno di noi. Gesù accoglie tutti coloro che vanno a Lui. Ma perché Gesù ci possa accogliere è necessario prima di tutto che noi sappiamo una cosa, che forse può sembrare scontata, ma non lo è. E quello che noi dobbiamo sapere è che Gesù vuole accoglierci e che Gesù è pronto ad accoglierci. Forse per qualcuno questo sarà scontato, ma per chi ancora non è stato accolto da Gesù, o meglio, per chi ancora non è andato a Gesù con tutto il cuore e non si è arreso completamente nelle sue mani, questo forse non è così scontato. Ma le folle, abbiamo letto, avendolo saputo, seppero qualcosa. Seppero che Gesù era lì presente, seppero che Gesù aveva fatto del bene a coloro che erano andati a Lui, seppero che Gesù era pronto ad accogliere coloro che si sarebbero rivolti ancora a Lui. C'era ancora la possibilità di andare a Gesù, c'era ancora la possibilità di essere accolti da Lui. E quando seppero questo, senza perdere tempo, andarono da Gesù. C'è una buona notizia per te in questo momento. Gesù ti ama, Gesù è pronto ad accoglierti, Gesù vuole operare nella tua vita, vuole operare per te, sappilo, è una buona notizia,
è l'Evangelo della grazia, questa buona notizia, questa buona novella che ti viene presentata. Gesù vuole il tuo bene, Gesù è vicino a te, Gesù vuole operare nella tua vita, sappilo. Forse fino a questo momento non hai considerato questo, hai ignorato questa grande, meravigliosa verità, realtà, possibilità di andare al Signore, o forse sei stato preso da altri interessi, da situazioni anche difficili che ti hanno distratto, impedito di andare al Signore. Sappi in questo momento che Gesù è pronto ad accoglierti, sappilo, una buona notizia che riguarda tutti quanti. Non riguarda soltanto alcuni, i prescelti, i migliori, i più bravi, i più religiosi, i più buoni. No, riguarda tutti quanti. Nessuno escluso. Nessuno in questo momento può dire il Signore non può, non vuole accogliermi. Nessuno può dire io sono così peccatore che non posso essere accolto da Cristo Gesù, io ho commesso così tanti errori che sicuramente se dovessi andare a Gesù egli mi respingerebbe. No, non lo puoi dire, perché egli accoglie tutti quanti. Ma nessuno può dire di essere così giusto di non aver bisogno di essere accolto da Cristo Gesù il Signore. Egli accoglie e accoglie tutti quanti. Quando noi ascoltiamo questa buona notizia, che è l'Evangelo, è la parola di Dio, così come la possiamo leggere, la possiamo ascoltare, la possiamo meditare, allora l'Evangelo, la buona notizia, la buona novella ci mette davanti a una scelta. Sapere che Gesù è pronto ad accogliere e accogliere tutti quanti non può che portarci a decidere che cosa fare. Se andare a Lui per essere salvati, per essere perdonati, per essere trasformati, o continuare per la nostra strada, da soli, lontani da Lui. La gente, la folla, avendolo saputo e sapendo che Gesù era lì, che Gesù era vicino, che Gesù accoglieva tutti coloro che andavano a Lui, doveva decidere che cosa fare. Se andare a Gesù o continuare senza Gesù. Qual è la tua decisione in questo momento? Vuoi continuare da solo, sapendo che Gesù è pronto ad accoglierti, sapendo che Gesù ti ama, sapendo che Gesù può e vuole intervenire nella tua vita? Non continuare da solo, non continuare per la tua strada. Vai al Signore Gesù, rivolgiti a Lui, Egli ti accoglie, gloria a Dio. Non soltanto la consapevolezza che Gesù accoglie, è anche importante, come dicevo, decidere che cosa fare, se seguire Gesù, andare a Lui o continuare per la propria strada. Qui possiamo vedere che la folla, avendo saputo che Gesù era lì vicino a loro, lo, dice il nostro testo, seguirono, lo seguirono, seguirono Gesù, non seguirono un uomo. Non seguirono una religione, non seguirono i loro ideali, ma seguirono Cristo Gesù, il Signore, il Salvatore. Chi stai seguendo? Cosa stai perseguendo nella tua vita? Ci sono persone che seguono altri uomini, c'è chi ambisce arrivare a posti di prestigio, di onore, chi desidera il successo, chi desidera i soldi, una buona posizione lavorativa, economica, avere tanti beni materiali, e questo per tanti diventa l'obiettivo della loro vita. Tu chi stai seguendo? Segui Cristo Gesù il Signore e non sarai deluso. Gli altri, gli uomini deludono, i beni materiali sono passeggeri e così come possiamo averli poi possono volare via. Chi stai seguendo? Seguirono Gesù.
E questo ci parla di un passo di fede, avvicinarsi per fede a Cristo Gesù il Signore, senza tergiversare, senza farsi tante domande. Sapete, se queste persone avessero cominciato a farsi delle domande del tipo: ma se poi andiamo a Gesù, veramente Egli ci accoglie? Ma se poi andiamo a Gesù, magari Egli ci rimprovera, mette in evidenza la nostra condizione che non va, mette in evidenza i nostri peccati e ci svergogna davanti a tutti? Potevano fare e farsi tante domande, ma notiamo che queste persone cominciarono a seguire Gesù, si rivolsero a Gesù per fede. Vai a Lui per fede, vai a Lui, rivolgiti al Signore Gesù con tutto il cuore, con sincerità. Dice la Bibbia che Dio gradisce, ama la sincerità del cuore. Per il Signore è importante, è fondamentale la sincerità del cuore, i sentimenti, non le capacità, non i meriti, ma un cuore sincero, un cuore onesto. Chi si accosta a Cristo Gesù per fede, con sincerità, con onestà, viene accolto da Lui, così come sei. Dice: ma io vorrei essere diverso, vorrei essere migliore per poi andare a Gesù. Vai a Gesù come sei, sarà Lui a trasformare la tua vita e a renderti migliore, anzi a renderti una nuova creatura, una nuova persona in Cristo Gesù. Forse tu dici: ma io ho tanti difetti, posso mai andare a Gesù con tutti i miei difetti? Vai a Lui ed Egli opererà, sarà Lui a togliere i tuoi difetti, sarà Lui che opererà per il tuo bene. Affidati a Lui totalmente, completamente. Questa folla che abbiamo qui nel nostro testo, quando seppe che Gesù era lì, si mise a seguire Gesù. Quale fu la reazione di Gesù? Abbiamo letto che Egli li accolse e parlava loro del regno di Dio e guariva quelli che avevano bisogno di guarigione. Egli li accolse. Non è che si mise a contrattare: allora desidero che mi seguano soltanto i più meritevoli, i più bravi, oppure desidero che vengano a me soltanto quelli che hanno le situazioni più difficili, i bisogni più gravi. No, no, li accolse e li accolse tutti quanti. Gloria a Dio. E cosa fece? Qualcosa di interessante, che a volte trascuriamo, dimentichiamo, ma è importante. Parlava loro del regno di Dio. Gesù, prima ancora di operare, prima ancora di agire per il bene di quelle persone, cominciò a parlare, e a parlare del regno di Dio. Quanto è importante ascoltare quello che Gesù ci dice, quanto è importante ascoltare la parola di Dio, perché è lì la soluzione, è lì la via d'uscita. Ascoltare colui che ha parole di vita eterna. Quello che ci può dire Gesù non ce lo può dire nessuno. Quello che ci dice Gesù è sempre straordinario, è meraviglioso. Quando Gesù parla, allora succede sempre qualcosa di meraviglioso, qualcosa di glorioso. Ascolta quello che il Signore Gesù ti vuole dire. Leggi la Bibbia, leggi la parola di Dio, leggila con tutto il cuore e lì potrai ascoltare la voce di Dio, quello che Egli desidera dire al tuo cuore. E la parola di Dio non soltanto arriva al nostro cuore, ma ancora la parola di Dio, essendo vivente, operante, agisce, agisce in maniera straordinaria, in maniera potente, perché non è parola di uomini, ma è parola di Dio, è stata ispirata dallo Spirito Santo ed è giunta a noi senza errori, perché Dio l'ha preservata nel corso dei secoli. Gloria a Dio. È una parola meravigliosa, è la parola di Dio, è vivente, operante, agisce e opera sempre in maniera potente. Gesù parlava loro, ma non soltanto, abbiamo anche letto, e guariva quelli che avevano bisogno di guarigione. Guariva, operava. Non cercava di guarire, non cercava di agire, non cercava di risolvere i loro problemi, ma guariva.
L'opera del Signore è sempre un'opera sicura, è sempre un'opera potente, è sempre un'opera gloriosa, guariva, operava. E siccome Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno, ancora oggi opera, ancora oggi salva, ancora oggi libera dai peccati, costruisce vite distrutte dal male, costruisce matrimoni, famiglie, opera in maniera straordinaria. Alleluia. Guariva quelli che avevano bisogno di guarigione, non quelli che erano i più meritevoli, dicevo, non quelli che avevano più bisogno, ma quelli che avevano bisogno, quelli che riconoscevano il bisogno di Gesù, dell'intervento di Gesù, opere potenti, meravigliose, compiute da Cristo Gesù. E siccome, dicevo, Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno, ancora Egli opera oggi. Non è cambiato. Così come le necessità non sono cambiate tanto. Dici, beh, ma io ho una buona salute. Forse sei malato nell'anima, nel cuore. Forse hai delle ferite dentro al tuo cuore che porti da tanto tempo. In questo momento il Signore vuole guarire il tuo cuore, vuole guarire la tua anima. E se sei malato fisicamente, il Signore Gesù può anche guarire il tuo corpo dalla tua malattia, perché Egli è l'onnipotente. Egli li accolse, Egli in questo momento vuole accoglierti. Vogliamo pregare? Signore, grazie perché Tu ci accogli. E ci accogli per farci del bene. Nonostante i nostri limiti e i nostri difetti, Tu sei pronto a operare, a dare delle soluzioni. Ti preghiamo in questo momento, agisci per il Tuo grande amore nel nome di Gesù. Amen. Amen. Il nostro programma volge al termine, ma prima ancora voglio offrirvi la possibilità di richiedere il Nuovo Testamento, così come siamo stati incoraggiati anche nella predicazione ad avere una copia del Nuovo Testamento. Noi ve lo invieremo gratuitamente, scrivete alla nostra redazione. Il Nuovo Testamento è la seconda parte della Bibbia, è una parte importante perché ci parla di Cristo, dell'Evangelo e di quello che Egli ha fatto per noi. Vogliamo sentirci accolti da Gesù perché Egli ci ama e ci ama veramente. Il messaggio di questo programma riguarda personalmente anche te. Cosa farai davanti all'invito di Gesù Cristo il Salvatore? Vorremmo aiutarti a conoscere meglio la persona di Cristo e inviarti gratuitamente una copia del Vangelo. Scrivi a Cristiani Oggi, casella postale 15, 00011, Tivoli Terme, Roma. Dio ti benedica e a presto.